Eccoci di nuovo in diretta, siamo a Star Bene in TV dopo la diretta di prima. Sono in compagnia del professor Francesco Zaia, direttore della struttura di ematologia. Buon pomeriggio, buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera, buonasera agli spettatori di Tele4. Allora, di cosa parliamo nello specifico? Negli appunti che mi ha fornito qua, ci sono varie voci da analizzare, insomma, della struttura appena presentata, la tipologia di pazienti e malattie che vengono seguite, l'organizzazione di ematologia all'ASUIZ e altri punti che vedremo. Da dove partiamo? Ma partiamo un attimino dalla tipologia di pazienti che vengono seguiti presso la nostra struttura e che tipo di malattie seguiamo. Sì. Quindi la struttura complessa ematologia dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste segue le malattie del sangue dell'adulto. Invece le malattie del bambino vengono demandate all'ematologia, all'oncoematologia del bullo garofalo. E le malattie del sangue, magari non a tutti gli spettatori è così chiaro in cosa consistono. Ecco, noi in realtà seguiamo malattie di vario tipo, parliamo di malattie di carattere benigno, come possono essere alcune forme carenziali di anemia o altre malattie di tipo autoimmune che possono provocare un calo delle cellule del sangue. E soprattutto, questa rappresenta, diciamo, la parte più importante dell'assistenza che facciamo, è malattie maligne. Quindi parliamo di malattie come i linfomi, malattie tumorali del sistema linfatico, i mielomi e il gran numero di leucemie. Il termine fa paura quando parliamo leucemie, però in realtà sotto questo nome includiamo molte malattie diverse, alcune molto impegnative che devono essere affrontate in modo intensivo. E altri invece che possono essere, hanno un decorso più cronico, che possono essere anche gestite e trattate in regime ambulatoriale. Quindi non sempre avere questo tipo di malattia deve incutere troppo timore, perché a volte parliamo di malattie che hanno un decorso anche più indolente di altre. Quindi facciamo poco terrorismo psicologico e spieghiamo appunto nei contenuti il Sì, fatto che certo. vengono trattati in maniera diversa a seconda del paziente, della gravità e della tipologia, come ha appena detto lei poc'anzi. Sì. Quindi la persona che vuole informarsi su questo tema deve seguire tutta una serie di didascaliche informazioni per capire un attimino di che cosa si tratta. Qual è l'obiettivo, la finalità di ematologia ASUIZ, formazione per esempio, piuttosto che assistenza, ricerca. L'obiettivo della nostra struttura è quello fondamentalmente dell'azienda, che è quello di fornire assistenza alla popolazione, ma nello stesso tempo anche di curare l'aspetto formativo. ASUTS ovviamente lavora in sinergia con l'Università di Trieste, e quindi un obiettivo dell'azienda è anche quello di formare nuovi medici a imparare il mestiere del medico e anche informare gli infermieri che dovranno lavorare in corsia nei reparti. C'è anche poi l'obiettivo ricerca, che anche questo è molto importante perché i progressi della medicina ovviamente sono strettamente legati alla ricerca. Se la qualità della vita dei pazienti, le percentuali di successo aumentano, non può che essere il risultato della ricerca. Come siamo messi in regione, in Italia, da questo punto di vista della ricerca, per esempio? L'Italia, devo dire che è messa bene, e anche per quanto riguarda il mio settore, l'ematologia, la ricerca italiana nel campo dell'ematologia è veramente all'avanguardia, e quando si va ai congressi internazionali facciamo sempre molta bella figura, perché portiamo risultati di ricerche e di studi che non hanno niente a invidiare a quelli di altri paesi più blasonati, quelli possono essere gli Stati Uniti. Quindi eccellenze in Assolutamente, regione sì. che avvalorate e anche appunto nelle trasferte vengono apprezzate e valorizzate. Molto spesso si racconta che tante persone vanno magari per certe malattie a curarsi all'estero, vado dal chirurgo di Boston, vado piuttosto in altri paesi come lei ha citato, per esempio gli Stati Uniti. Bisogna un po' sfatare questo mito, insomma. Abbiamo una regione che lavora molto bene nel campo che lei ha appena descritto dell'ematologia, soprattutto ovviamente, e quindi il cittadino sa che quando entra in certi contesti, in certe situazioni, può comunque restare tranquillo e sarà assistito nella migliore dei modi, insomma. Ma io penso di sì, non penso che si debba andare alla ricerca di viaggi della speranza all'estero. In Italia disponiamo delle risorse per curare i vari tipi di malattie, vari tipi di malati, per cui salvo rare eccezioni non ritengo assolutamente necessario, ecco.
Gli obiettivi, che cosa è cambiato anche a livello assistenziale rispetto a una volta, al passato, nuove opportunità per i pazienti, nuovi approcci, di cosa possiamo raccontare? Ma quantomeno nel nostro settore, quello dell'ematologia, in particolare della oncoematologia, diciamo che in questi ultimi 10-15 anni c'è stata veramente una rivoluzione da vari punti di vista. Innanzitutto conosciamo molto meglio la biologia delle malattie, abbiamo fatto grossi problemi della diagnostica, questo ci permette di identificare sottogruppi della stessa malattia. Una volta che avevamo leucemia, quella che oggi noi dobbiamo stratificare in decine di diverse leucemie o decine di diversi linfomi, che è molto importante, diciamo, identificare nel modo più corretto, perché poi la gestione terapeutica cambia in modo completo. E in particolare le nuove conoscenze biologiche dello sviluppo della malattia hanno permesso, quindi conoscendo meglio la biologia, ciò che fa sviluppare queste forme tumorali, sono stati in grado di produrre delle terapie completamente innovative. Una volta la gestione terapeutica dei malati con i tumori del sangue, leucemie, linfomi, mielomi, si basava sull'impiego di tradizionali chemioterapie. Ecco, diciamo che la ricerca già da molti anni ormai si è arrestata nell'identificare agenti chemioterapici, mentre è completamente rivolta alla ricerca di terapie cosiddette mirate, Meno terapie invasive, meno quindi. mirate, quindi che hanno come obiettivo il bersaglio della malattia, quindi curare la malattia evitando di dare tossicità ai tessuti sani, che ovviamente, ecco. E oggi questo è possibile molto più che in passato, perché appunto disponiamo di farmaci che noi chiamiamo immunoterapici, quindi vogliamo riprodurre quello che fa il nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario produce anticorpi o cellule che sono rivolti contro agenti microbici esterni. L'industria è riuscita a produrre dei farmaci analoghi, degli anticorpi o delle cellule che hanno come bersaglio il tumore. Quindi molto selettivo, e questo ha veramente aperto un campo molto ampio di opportunità terapeutiche, perché questi agenti si sono rilevati veramente molto efficaci, meno tossici, possono essere impiegati da soli o possono essere anche associati alle terapie tradizionali, con le quali quindi possono avere un'azione sinergica, migliorando in modo notevole il risultato. Oltre agli immunoterapici, poi sono state identificate anche delle molecole specifiche che agiscono sul meccanismo molecolare che induce la malattia. Per facilitare la comprensione, si può come immaginare che una chiave che penetra in una toppa, quindi Sì. un'assoluta specificità, no? Il farmaco entra solamente nella cellula che ha quel meccanismo molecolare che determina la malattia e Senza agisce intaccare. solamente lì, mentre non riesce a entrare perché la tuppa è diversa, in cellule di tessuti sani che non sono coinvolti dalla malattia stessa. A che velocità corre questo tipo di ricerca e questo tipo di innovazione? C'è un traguardo a breve termine che ci si è prefissati? C'è una costante ricerca che andrà avanti a oltranza? Com'è la Ma situazione? la ricerca corre, veramente poi dipende anche dai settori, ma nel nostro settore, quello dell'ematologia, veramente ogni anno disponiamo di nuovi agenti terapeutici. Per quello prima parlavo di rivoluzione, perché veramente ci sono delle opportunità che vengono fuori ogni anno, e quindi una volta pazienti che purtroppo non avevamo più risorse, oggi queste risorse con una certa frequenza le disponiamo, quindi possiamo ovviamente allungare l'aspettativa di vita, e soprattutto anche possiamo migliorare la qualità di vita, perché le terapie che disponiamo oggi sono spesso terapie che possono essere assunte a domicilio, farmaci che si assumono per via orale, che non necessitano di l'accesso nei reparti, nei day hospital, quindi terapie orali che il paziente può fare a casa e che possono stabilizzare anche per molto tempo malattie che una volta non era possibile Il cui decorso era avere. inevitabile, Sì. insomma, una E volta. un altro aspetto molto importante è che disporre di queste nuove terapie, chiamiamole innovative, bersaglio e meno tossiche, concede oggi di opportunità terapeutiche soprattutto ai pazienti anziani, no? Noi sappiamo che la popolazione, ahimè,
per fortuna l'età media della popolazione è sempre in aumento e questo vuol dire che però anche noi negli ospedali riceviamo più malati che, Sì. ecco. E una volta non era possibile affrontare terapie per curare queste forme tumorali e il trattamento si riservava solamente a terapie di supporto, trasfusioni, terapie antidolore, cose di questo genere. Adesso invece queste nuove opportunità terapeutiche, queste terapie orali che possono essere fatte a domicilio, essendo meno tossiche, possono essere anche date a questa categoria di pazienti dei quali una volta disponevamo solamente di terapie più aggressive che quindi non potevamo trattare. Allora, prima di passare a un'altra domanda, volevo rimanere un attimo sull'argomento che mi interessava chiederle quanto riguarda l'approccio chemioterapico invece, quindi nei casi più gravi, oppure comunque anche nei casi più gravi, secondo lei, si potrebbe riuscire a intervenire con terapie meno invasive o rimane comunque un'extrema ratio la chemioterapia che in certi contesti va per forza utilizzata? No, ma questa è una realtà. Allora, teniamo conto che ci sono forme leucemiche che una volta erano considerate inguaribili, che oggi possono guarire nell'80-90% dei casi, quindi risultati eccezionali. Certo. Non in tutti i casi, purtroppo, ce ne sono altre forme per le quali abbiamo meno armi a disposizione, per cui il risultato purtroppo è meno inferiore. Però se noi ci confrontiamo con quello che succedeva 20 anni fa, veramente sono risultati notevoli. E queste terapie di cui facevo riferimento ormai sono già nella pratica clinica. Noi possiamo trattare alcune forme specifiche di leucemie che dobbiamo appunto riconoscere perché questi farmaci possono essere specifici per una forma e non per E non per l'altra, l'altra. con delle pillole, con delle compresse. Quindi a volte il paziente non deve neanche assumere una terapia endovenosa ospedaliera, Una può semplice essere curato pastiglia. con una pastiglia. Allora, invece il ruolo del volontariato in tutto questo, supporto alle varie attività, leggo dell'Associazione Italiana Linfomi, Leucemie e Mieloma, il comitato ce l'ho aperto. Quanto è importante anche la presenza, la collaborazione, l'intervento di queste associazioni? Ma il volontariato penso che sia molto importante, se non è fondamentale. Abbiamo sempre bisogno di molte risorse, risorse di tipo farmaceutico, farmaci, spendiamo tantissimo purtroppo perché i farmaci che usiamo costano molto, ma allo stesso tempo abbiamo risorse umane in termini di medici, di infermieri, ma anche di figure che di supporto, come può essere la figura di uno psicologo che in reparti come il nostro, in reparti di oncologia, è molto importante. Noi riceviamo molto, ma ovviamente le richieste sono sempre superiori, ecco. Per cui avere l'aiuto, diciamo, di associazioni che partecipano con le loro attività al nostro quotidiano è molto importante. Ecco, in particolare per quanto riguarda l'ematologia ha un ruolo molto importante l'Associazione Italiana Leucemia Linfomi Mielomi, che è una onlus nazionale, fondata dal famoso professor Mandelli, ma che in ogni città dove c'è un'ematologia ha la sua sede. In regione c'è l'AIL Pordenone, l'AIL di Udine e anche l'AIL di Trieste, che ha un ruolo molto importante nel supportarci. Supportarci vuol dire, anche qui rispecchia sempre quello che sono gli obiettivi, no? Torniamo all'assistenza e l'AIL ci supporta come assistenza, fornendo un psicologo a beneficio dei nostri pazienti, quindi un ruolo molto importante, e partecipa alla ricerca perché contribuisce con delle borse di studio a supportare figure che possono essere quelle di persone che seguono gli studi clinici, d'accordo? Quindi se si vuole fare ricerca bisogna avere anche persone che ci aiutano e è obiettivo Certamente. del 2020 una borsa di studio dell'AIL proprio per supportare una figura di quello che noi chiamiamo data manager, che è la persona che aiuta il clinico a seguire gli aspetti amministrativi, diciamo, della ricerca. Oltre all'AIL, noi qui a Trieste abbiamo il contributo dell'associazione del Comitato Cielo Cielo aperto. Aperto, le signore Rosa Balanzini e Daniela Cola, che approfitto per ringraziare, che stanno facendo molto, e in particolare colgo anche l'occasione per segnalare un importante, diciamo, evento che si svolgerà
il 9 dicembre, che sarà un concerto al Teatro Verdi, è un'iniziativa benefica e Una proventi di serata di questa, gala. una serata di gala, ecco, a benefica, tutti, verranno, i proventi di questa manifestazione verranno dati sotto forma di borse di studio per l'ematologia e per l'oncologia. Ecco. Sarà un concerto organizzato dalla, un concerto di musica classica organizzato dall'Associazione Mozart, tenuto dalla Amadeus Adriatic Adriatic Orchestra, Orchestra diretta certo. dal maestro Sacher. Quindi un'occasione anche per sensibilizzare sul tema anche attraverso degli eventi, perché Certo, giustamente sì. aiutano a coadiuvare tutti questi interessi. Lei prima diceva, citava l'importanza giustamente delle associazioni di volontariato e degli altri organi che operano assieme ad ASUIZ, assieme ai vari centri. Quindi è molto importante questo tipo di collaborazione e sinergia, perché tra le varie competenze che i diversi professionisti hanno si può raggiungere più in fretta un risultato comune. Certo, sicuramente. Il volontariato supporta il pubblico in una sinergia che porta a un miglioramento dei livelli di assistenza che possiamo dare ai nostri malati e anche alle loro famiglie. Ah, E anche alle loro certamente, perché anche famiglie, loro sono coinvolti in prima persona, sì. anzi, forse sono coloro che insieme a chi lavora sui pazienti supporta l'aggravio della malattia che il loro caro può avere. Faccio una domanda che forse a lei sembrerà sciocca, io ovviamente non essendo minimamente esperto di questi argomenti, chiedo, le terapie anche intensive leggevo qui anche le fasce di età, magari delle persone un po' più mature, tra i 70 e i 75 o anche oltre. Quanta differenza c'è di intervento tra chi a parità di malattia ha un'età completamente diversa, cioè un anziano rispetto a uno abbastanza più giovane? Ci sono approcci differenti, ci sono metodi differenti, il corpo, i tessuti corporei resistono in maniera differente ai trattamenti, a parità di gravità di malattie, intendo più o meno. Sì, la domanda è molto importante, ma anche da questo punto di vista c'è stata una grossa rivoluzione nel campo dell'oncologia proprio in questi ultimi anni. Una volta noi distinguevamo l'anzianità di un paziente guardando la carta d'identità, quindi l'età veniva definita sul dato anagrafico, d'accordo? Sulla base di questo noi ci muovevamo con diversi livelli di intensità di cura. Oggi non è più assolutamente così, non guardi, ovviamente l'età anagrafica è importante, ma guardiamo soprattutto l'età biologica, perché quando noi troviamo a affrontare un paziente di 75 anni, possiamo trovarci di fronte a un 75enne che il weekend va a giocare a tennis, va in bicicletta e che quindi ha un livello di performance che è più vicino a un 60enne. Quindi, o viceversa, potremmo trovarci di fronte a un 70enne che ha delle altre malattie e delle altre condizioni che lo fanno biologicamente ritenere più anziano. Quindi è molto importante, e oggi abbiamo delle scale, proprio cosiddette scale geriatriche, che ci permettono di inquadrare meglio, di inquadrare biologicamente chi abbiamo di fronte e quindi poter sempre disegnare. Noi ormai usiamo spesso questo termine, cercare di disegnare una cura il più possibile sulle caratteristiche del paziente. E, quando ho cominciato il mio mestiere, negli anni 90, il trapianto di midollo osseo si faceva fino a 40-45 anni, adesso si arriva a trapiantare pazienti anche di Una 70-75 volta invece non anni. era così, una volta si valutava in Sì, base a sì. questa età massima e Sì, poi se ecco. non si andava Questo oltre. è per che motivo adesso riusciamo a fare queste terapie più intensive a soggetti di età maggiore? Per vari motivi. Innanzitutto perché c'è stato un miglioramento dei nostri mezzi, delle terapie che utilizziamo, in particolare delle terapie di supporto, che quindi ci permettono ovviamente di avere delle performance che prima non avevamo, ma anche appunto saper riconoscere meglio chi abbiamo di fronte e quindi poter in alcuni casi trattare un paziente più anziano con le terapie che faremo anche nel giovane e quindi offrire anche a queste categorie di pazienti approcci che possono essere veramente intensivi, come le ho detto, a volte possiamo fare adesso anche procedure di trapianto di midollo osseo a pazienti di 70 fino a 75 anni, ovviamente selezionando chi abbiamo di fronte, non può essere Certo, ovviamente personalizzato sul personalizzato, paziente. disegnato, Quello sì. che ha appena detto mi interessa molto, mi ha interessato molto, perché effettivamente non ci avevo pensato, cioè una volta si ragionava sull'età anagrafica, adesso sull'età biologica, Biologica. ovviamente, ci mettiamo di fronte alla situazione in base alle caratteristiche del paziente. Quindi a livello preventivo, per quanto riguarda le malattie del sangue, ovviamente il consiglio più ovvio è una corretta alimentazione e una corretta attività sportiva, si possono prevenire così magari certe malattie o è scritto nel DNA che purtroppo certe cose
Anche qui è difficile, diciamo, generalizzare. Ecco. Nel campo dell'ematologia, delle malattie tumorali, dell'ematologia, è un po' diverso rispetto a quanto siamo abituati nel campo dell'oncologia, dove è molto fondamentale la prevenzione. Faccio un esempio, il tumore del seno o il tumore dell'intestino. Sappiamo che la prevenzione, quindi le indagini per cercare di rilevare in fase iniziale queste malattie sono fondamentali. Per quanto riguarda le nostre malattie, nelle leucemie, è diverso, perché questo tipo di prevenzione non si può operare proprio per le caratteristiche che hanno questo tipo di malattie. Ecco. E per noi prevenzione ha un significato un po' diverso. Una delle complicanze principali delle nostre malattie sono le infezioni, perché i nostri malati sono spesso immunosoppressi e le terapie che facciamo determinano purtroppo molto spesso immunosoppressione, quindi il rischio di contrarre infezioni è È importante, d'accordo? importante. E per noi prevenzione vuol dire vaccinazione, vaccinare i pazienti quando questo è possibile per quelli che possono essere alcune più frequenti complicanze infettili. Anche per questo all'interno di ASUTS, nella nostra struttura, abbiamo in collaborazione con la struttura complessa di igiene e prevenzione, abbiamo attuato un programma vaccinale, stiamo quello che è un progetto regionale di vaccinare in sede nel nostro reparto, senza quindi mandarli in giro, i pazienti a rischio per determinate forme di Quindi vaccino. l'importanza e il ruolo delle vaccinazioni come prevenzione a questo Come prevenzione punto delle in infezioni, ematologia, che soprattutto in è un ematologia. discorso Ecco. completamente o molto diverso da quello oncologico, come Sì, lei ha detto un quello delle attimo fa. vaccinazioni è un discorso generale che vale per molte categorie, dipende anche verso che cosa. Per i nostri pazienti forse è più importante rispetto ad altri, perché sono proprio pazienti più a rischio di contrarre certi tipi di infezioni. E queste infezioni vanno controllate e seguite, e qual è il loro decorso? È molto veloce una volta che un'infezione viene Ebbene, qui è un rilevata. pochino difficile Bisogna valutare rispondere caso per caso. perché dipende che tipo di infezioni, che tipo di problematiche ha il paziente, per cui. Ci sono Ecco, sì, è trattamenti un e po' è tra trattamenti, bisogna trattamenti, valutare sì. moltissimi fattori. Quindi la possibilità, tra l'altro, di trattare alcune categorie di pazienti, per lo più anziani con malattie gravi, per le quali una volta c'era solo la terapia di supporto, con i trattamenti di nuova generazione efficaci e meno tossici. Questo è il punto focale che mi interessa, cioè l'invasività e la tossicità di certe cure, magari che una volta si sceglievano subito, immediatamente, adesso si può invece andare oltre. Possiamo dire che fra 10 anni in questo campo ci sarà un'altra situazione migliore, ovviamente, una nuova situazione completamente diversa, oppure si è già raggiunto un livello veramente molto importante? Beh, insomma, sicuramente Il corso del tempo si accorcia sempre di più più uno, io dico in sempre che questi più ultimi uno studia, anni. più si accorge che deve studiare. E analogamente, più con i miglioramenti, con le nuove opportunità che abbiamo, ovviamente ci rendiamo conto di grossi passi fatti avanti rispetto al passato, ma sicuramente c'è ancora molto, molto Molto da da fare, per fare. cui sicuramente non possiamo sederci e godere dei nuovi Si risultati che continua a abbiamo avuto. lavorare e Assolutamente, si deve ricercare. lavorare e ricercare perché ancora c'è molto, molto da fare, sì. Molto bene. Allora, visto che stiamo per chiudere, mancano giusto una spicciolata di minuti. A questo punto ricordiamo anche gli eventi inerenti per sponsorizzare il tutto. Il concerto sulle ali di un Di sogno, un sogno, che sì. abbiamo detto prima. Poi questa serata di gala di beneficenza il È 9 quello, sì. dicembre, esatto, dove Sì. c'è il concerto al Teatro Verdi, Al quindi Teatro anche la Verdi, sì. Quindi una location. location molto Complimenti, importante, perché molto insomma importante, è sì. una bella location, concerto dell'Amadeus Adriatica Orchestra dell'Associazione Mozart, sede di Trieste, diretta dal maestro Sacher. Poi Scharker, ci una sarà mia anche pronuncia terribile. un altro evento importante, l'AIL ha delle iniziative benefiche durante l'anno. Sappiamo che a Pasqua ci sono le uova di Pasqua, adesso a dicembre, il weekend dell'8, c'è l'iniziativa delle stelle di Natale, quindi è un'altra occasione per cercare di supportare e di aiutare il volontariato, ecco, perché Importantissimo, come sì. abbiamo detto poco fa. Bene, io ringrazio moltissimo il professor Francesco Zaia per essere stato con Grazie. noi, direttore della struttura di ematologia. Vi ringrazio voi per averci seguito, e vi ringrazio e ovviamente vi auguro un buon proseguimento con la vostra serata.